Le 15:15, ben ritrovati negli studi di TG 2000, nuovo appuntamento con l'informazione flash. Il governo punta a un ritorno a scuola in presenza. Il ministro dell'istruzione Bianchi si dice ottimista e aggiunge: stiamo lavorando tantissimo, i presidi chiedono Green Pass non solo a professori e personale ma anche agli studenti. Resta sullo sfondo l'ipotesi DAD, non possiamo pensare a un ritorno senza personale vaccinato, se non riusciremo a convincerli li obbligheremo, le parole del sottosegretario Costa. Salvini resta contrario all'obbligo per gli studenti. A Tokyo arrivano altre medaglie per gli azzurri, ma nessuna vittoria. Bronzo per Federico Burdisso nel nuoto, nei 200 farfalla, e per il 4 senza nel canottaggio. Argento nella sciabola squadre, commozione per Federica Pellegrini che non va oltre il 7° posto nella finale 200 stile libero. Nel ciclismo niente da fare per Filippo Ganna, il campione del mondo chiude 5°. A luglio l'indice del clima di fiducia delle imprese migliora raggiungendo il valore più elevato di tutta la serie storica, lo annuncia l'Istat, precisando che anche l'indice di fiducia dei consumatori continua a salire, segna un massimo da settembre 2018. Il decreto semplificazioni è legge, la fiducia al Senato è passata con 213 voti favorevoli, 33 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento contiene le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure. Presunte violenze sessuali, percosse, malnutrizione, abbandono di incapaci e somministrazioni abusivi di farmaci sono i reati contestati a 5 persone, titolari dipendenti di una struttura socio-assistenziale per disabili psichici di Serra di Falco, siamo nella provincia di Caltanissetta, con 9 ospiti, uno degli accusati in carcere, 2 ai domiciliari e 2 sono stati interdetti dalla professione per un anno. I portici di Bologna sono stati nominati patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, caratterizzano la città e sono lunghi una quarantina di chilometri, rappresentano con le loro particolari prospettive architettoniche il salotto del capoluogo emiliano. Auguri a Riccardo Muti, il maestro oggi compie 80 anni e domani sarà protagonista del concerto per il G20 della cultura al Quirinale. Oltre 50 anni di una carriera segnata da grandi incisioni, collaborazioni con le maggiori orchestre del mondo, trionfi e riconoscimenti. Ci fermiamo qui, l'informazione di TG2000 torna alle 18:30, più tardi.